La Nocerina è pronta a rituffarsi sul mercato, quello di Serie B ovviamente, con colpi in canna pronti per essere dati in pasto ai tifosi smaniosi di sapere. Buono il lavoro del presidente Cicarella, gran movimento per il DS Pitino, Auteri infine a dar l'assenso. A centrocampo Alessandro Bruno, capitano rossonero, avrà un nuovo compagno di viaggio, un calciatore di ottimo livello, vincitore, anche se non da protagonista assoluto, dello scorso campionato cadetto con il Pescara. Eugenio Romolo Togni, 30 anni il 9 settembre prossimo, brasiliano di San Leopoldo, Rio Grande, è il giocatore bloccato e con cui la Nocerina ha un accordo già da qualche settimana. Una carriera spesa in Italia dove Togni ha giocato molto e bene in C1, mentre in B con Arezzo e Pescara non è stato titolarissimo. Elegante nei movimenti, bravo nella costruzione ma anche nella rottura del gioco, Togni tornerà in Campania dopo la parentesi di Sorrento di 2 stagioni orsono. Per la difesa si continua a battere la pista che porta Stefano Ferrario, lungagnone milanese che punta a prendersi finalmente una chance importante dopo le parentesi senza vedere sempre il campo con Parma e Lecce nell'ultima stagione, appena 12 le presenze totali, mentre con i salentini nel 2010-2011 20 le apparizioni in Serie A. Buon colpitore di testa, tempista sull'anticipo, Ferrario sarebbe un altro gigante da mettere a disposizione di mister Auteri in terza linea. Auteri che potrebbe affiancarlo allo sloveno Andjelkovic e a De Franco, senza dimenticare che Baldan soprattutto e Chiosa si sono dimostrati giovani, dal futuro molto interessante. E Di Maio, le sirene di altre compagini di B continuano a farsi sentire, il giocatore potrebbe restare così come potrebbe anche partire, sarebbe un addio pesante per la Nocerina nel caso. E concludiamo con l'attacco. Inutile dire che Fernando Sforzini è il numero 9 che la Nocerina sogna di mettere in rosa con mister Auteri, che sarebbe felicissimo per il suo ingaggio. Il trane siciliano, pur non dicendolo apertamente, non ha mai nascosto che si tratterebbe del terminale offensivo ideale per il suo gioco. Il boom di Sforzini l'anno scorso con 20 gol, prima non è stato mai un bomber da doppia cifra. Giocatore nel pieno della maturità, 28 anni, un biennale, cifre importanti, potrebbe convincerlo. In alternativa si parla insistentemente di Felice Evacuo, che però è richiesta anche da Vicenza e Lanciano, mentre è già in prova Antonino Bonvissuto, buon passato in B con Crotone Cittadella, mentre ad Ascoli non ci fu feeling tanto da essere ceduto in prestito a Sorrento. L'anno scorso in forza al Frosinone in C1, Bonvissuto, palermitano puro sangue, può essere impiegato da prima punta, ma è agile e quindi nel tridente di Auteri potrebbe giostrare su tutto il fronte offensivo.